Chissà se il musical riuscirà a risollevare Dante dalla sua meditazione. Noi osiamo sovrapporgli una mappa dell'India, perché la parola che cerchiamo di raccontarvi oggi è una parola antica che ha a che fare con questo grande territorio. Siamo nel 1583 e un fiorentino, Filippo Sassetti, arriva esattamente qua giù, a Cochin. È un mercante, è un letterato, è uno scienziato, ma soprattutto ha una grande, grandissima curiosità. Comincia ad osservare la società indiana che ha intorno e si accorge che questa società è costituita da strati impenetrabili l'uno all'altro, da compartimenti stagni che nulla hanno a che fare fra di loro, una rigorosa separazione. C'è una parola portoghese che lui prende e porta nell'italiano, viene dal latino castus puro, ed è questa. Nella lavagna elettronica con il nostro gesso elettronico oggi dovrebbe materializzarsi miracolosamente, eccola, perché c'è una piccola sfasatura dovuta alle tecnologie. La parola è casta. La parola casta indica una condizione di separatezza e di esclusività sociale, ma è stata portata d'attualità dal libro di Gian Antonio Stella e di Sergio Rizzo, nel quale, oltre che ad aver alimentato un grande dibattito, questa parola ha indicato la condizione del ceto politico, una condizione di privilegio, di esclusione e anche di uso improprio delle risorse. Naturalmente questa parola ha anche degli antecedenti in questo uso. Basti pensare che all'inizio del Novecento Corrado Alvaro parlava della classe politica giolittiana come di casta. Volendo, c'è anche una piccolissima precisazione da fare. Il libro di Gianantonio Stella parla di intoccabili quando si riferisce ai politici italiani. Gli intoccabili nella condizione indiana erano l'ultima classe, i reietti.